Beh, ragazzi del Pokémon Collector, benvenuti in un nuovo video di PokéPosto slash sistemazione. Innanzitutto buon sabato e proseguiamo un po' con la stessa metodologia che abbiamo usato sabato scorso, ossia starete vedendo un po' di PokéPosto che mi è arrivata, quindi andiamo a aprirne un po' in modo da racimolare un po' di carte, dopodiché andiamo a sistemarle, quindi partiamo. Ho visto che comunque era abbastanza piaciuto come tipologia di video, quindi ci sta. Dato che devo comunque aprirla questa PokéPosta, proseguiamo così. Anche qua non mi ricordo cosa abbiamo preso. Non capisco se c'è una cosa di plastica, non capisco se è un top loader. Ah no, un pezzo di plastica. Posto. Allora, prima carta è Entei. 15 di 98 di antiche origini. Sta tipologia di carta direi che si chiami tipo Alphard. Carina. Ovviamente era una di quelle carte che avevo in inglese. Nel set completo che ho ancora disponibile. Come si apre questo? Sembrano più carte. Ok, magari sono quelle tipo le energie. Ah no, sono due energie. Poi sono Arceus, livello X di Platino Arceus. La 96 di 99. Ah, bella questa. Ampharos. Full Artex, sempre di antiche origini, 87 di 98. Come avevo già detto, di queste serie qua, quindi antiche origini, Turbo Crash e Generazioni, ci saranno un po' di carte, perché comunque era messo abbastanza male. Quindi io ho cercato di completare primi 700 come questi qua, e quindi ne troveremo un po'. Procediamo. Qua direi che c'è solo una carta ed è Palkia X di appunto Turbo Crash. La 31 di 122. Quindi per il momento sarà un po' più semplice da mettere a posto dell'altra volta che sono tutte più o meno nello stesso album. Carino, guardate l'occhio come brilla. Proseguiamo. Ah, questo è interessante. Questo è molto interessante ed è Lifeon GX, versione Hyper di Ultra Prisma. Purtroppo ancora non l'ho completato Ultra Prisma, perché allora, questa qua era una delle due carte che mi mancavano. Quindi dopo di questa qua ne mancherà un'altra, che è il Lunala Gold, quella versione Secret, che non riesco assolutamente a trovare. Una volta trovata anche quella là, avrò completato Ultra Prisma, ma avrò completato soprattutto Sole e Luna, intero come intesa l'espansione. Quindi se qualcuno dovesse avere il Lunala, magari gli metto una foto, italiano ovviamente, Nermint Mint, mi contatti. Sono disposto anche a scambiare se vi serve qualcosa. Procediamo. Oh, bella questo qua. Qua abbiamo un. C'è solo questo dentro? Sì. Mewtwo livello X di Risveglio dei Miti. Ah, come già detto in altri video, Risveglio dei Miti è un set abbastanza complicato da trovare. È stato comunque un set con una tiratura abbastanza limitata. Infatti, anche i pacchetti comunque si fa abbastanza fatica a trovarli. Quindi, anche le carte. Di conseguenza sono abbastanza complicate. E questo qua è una gran bella carta, Mewtwo livello X, la 144 di 146, bella. E secondo me questa qua mi mancava proprio, non sono sicuro, ma secondo me mi mancava. Vediamo un attimo quante carte abbiamo fatto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vabbè, facciamo ancora 2, 3 pacchetti.
Abbiamo un altro livello X, a sto giro però un po' più recente rispetto a quello di prima, è perché è Dialga livello X di Platino, la 122 di 127. Bellina questa qua, già queste sono abbastanza più facili da trovare. Una mia problematica di queste qua è che siccome molte le trovavo comunque in mercatini, non erano in condizioni adatte. Perché è un set comunque che si trova abbastanza di frequente nei mercatini, perlomeno qualche anno fa si trovava abbastanza frequentemente, e quindi probabilmente ho dovuto ricomprare per quel motivo lì. Proseguiamo. Allora, qua abbiamo delle carte comuni, no, rare, ma qua c'è un po' più di carte, vediamo. Ok. Abbiamo un Claydol raro non holo di antiche origini, Foresta delle piante giganti sempre di antiche origini, cioè per farvi capire che carte mi mancano, Gudra olografico bellino, sempre di antiche origini, e infine di generazione abbiamo un Sileon X che è appena cascato del mini set. Vedete RC, che è la Radiant Collection, sono 32 carte e questa qua mi mancava perché ce l'ho in inglese, come vi dicevo. Andiamo a imbustarle. Facciamo ultima carta e dopodiché passiamo alla sistemazione. Questa qua, essendo un pacchetto che viene dall'estero, viene da Olanda, secondo me potrebbe essere qualcosa di Power Keepers, perché solitamente compro italiano, ma siccome vengono dall'estero sicuramente sarà un set fatto solo in inglese, quindi o Legendary Treasure, che può essere, mi ricordo di aver preso qualche carta, o appunto Power Keepers, vediamo. E infatti è Power Keepers. Abbiamo Armaldo, che è la 2, è la 3 di 108, versione olografica. Cobalion, appunto, di Legendary Treasure, che è la 91 di 113, guardate, anche l'olografia carina. E basta questa qua, non per fare spessore. Diamo un attimo un'occhiata veloce a tutte quelle che dobbiamo mettere via, e dopodiché partiamo. Allora, Armaldo, Cobalion, Claydol, Foresta delle piante giganti, Gudra, Sylvan X, Dialga livello X, Mewtwo livello X, Lifion GX Hyper, Palkia X, Ampharos Full Art, Arceus livello X e infine Entei di antiche origini. Quindi, finite con le aperture, iniziamo a mettere a posto, quindi telecamera dall'alto, ci vediamo tra 2 secondi. Ok, eccoci in postazione, quindi le carte da sostituire sono queste qua, non so se si vedono. Sì. Primo album abbiamo Armaldo di Power Keepers, il motivo della sostituzione è, come potrete vedere, che è reverse, quindi reverse, non reverse. Vediamo se c'è qualcos'altro in questo album da cambiare. Ovviamente no, quindi cambio album. Ok, ci siamo. Procediamo, dobbiamo mandare Risveglio dei Miti, che è qua. Quindi Mewtwo, vediamo se ce l'ho. Sì, ce l'avevo, era da sostituire perché aveva un angolino rovinato, quindi perfetto. Vediamo se c'è il prossimo qua, ma manco a dirlo, cambio album. Ok, proseguiamo. Abbiamo Platino, andiamo alla fine, dobbiamo sostituire Dialga livello X. Neanche troppo male in realtà, ma vabbè. Poi Platinum Arceus, direi che è sempre qua, ed è questo qui. Ci
spostare. Cambiamo album. Siamo quindi a Legendary Treasure. Purtroppo facendo video così, quindi mixati, poche posta e sistemazione, la sistemazione è un po' così, quindi c'è molto cambio tra... tanto bisogna fare la reverse, per questo l'ho cambiata. Dicevo, c'è molto cambio, nel senso che bisogna cambiare molto spesso gli album e quindi viene un po' un video così, però spero vi piaccia comunque. Cambiamo album. A proposito, ok, a sto turno in realtà ne abbiamo un po' di più da cambiare perché è il momento di Antiche Origini e Turbo Crash. Allora, la 15 ed è qua. Le pagine nere le andremo a mettere poi in un prossimo video. 60, 74, quindi qua mi mancavano tutte. Sempre per la solita ragione della lingua. 33, che è qua. Poi abbiamo la full art, che è l'87, quindi va qua. E direi basta. Poi Turbo Crash, che è sempre qui, ed è la 31. Poi generazioni, abbiamo le Radiant Collection, quindi alla fine del set, ed è la 21, ed è qua. Ultimissima carta da cambiare, che direi che non è qua, infatti cambiamo album. Ok, quindi ultima carta, ma in realtà quella un po' più carina, perché andiamo in pratica a completare più o meno un set, nel senso che da vedere sembra un set completato, ma in realtà manca una fuoriserie, ma non si noterà, che è Ultra Prisma. Oh, guarda che belle tutte le full art. Qua ci sono anche qua un set lunghissimo, come avevamo visto anche settimana scorsa, il sintonia mentale, davvero lungo. E qua c'è il nostro buco, quindi la 157, che va qua. E come vi dicevo, manca il Lunala come tipologia, uguale a questo Solgaleo, quindi dorato, fatto così, ma è la 120, 172 di 156. Quindi di nuovo, se qualcuno ce l'ha, mi contatti. Boh, direi che per questo video abbiamo fatto. Spero come sempre vi sia piaciuto. Se avete visto delle carte sfogliando che voi avevate, che mi mancavano, contattatemi. Come sempre vi auguro un buon sabato, lasciate un like se vi va, iscrivetevi se non l'avete fatto, ci vediamo mercoledì con il prossimo video. Ciao ciao!